su, bene, su, sì, mi sposto io. Eccoci qua. Allora, buonasera, buonasera. Martedì sera, martedì sera, sono le 20:15 più o meno. L'aula è terminata da poco e sono qui con la collega senatrice Riccardi, sempre Buonasera a Movimento tutti. 5 Stelle, che rappresenta, diciamo, la commissione giustizia, mentre io, diciamo, come al solito, continuo a rappresentare la Commissione Industria, Commercio e Turismo, perché le due commissioni assieme, cioè Commissione congiunta, hanno deliberato quella che è la nuova class action, che verrà votata domani. E quindi da domani diventerà legge, poi Dovrà essere naturalmente dovrà essere promulgata. pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. E quindi avremo uno strumento migliore per difendersi. Ma difenderci da che cosa? Partiamo subito con degli esempi concreti. Beh, ve lo ricordate tutti, penso, lo scandalo Dieselgate, che ancora 2 o 3 anni fa ha portato alla ribalta il fatto che ci fossero alcune case automobilistiche che hanno truccato i test a cui vengono sottoposti i veicoli, test per vedere quanto inquinano queste auto, quanto emettono sia CO2 che altri componenti inquinanti e quanti chilometri poi fanno con 1 litro di benzina o di gasolio. Ecco, contro questo comportamento scorretto è stato possibile, in questo momento ci si sta provando a difendere tramite delle class action, in questo caso contro Volkswagen e contro Fiat FCA. Quindi avete capito, stiamo parlando di comportamenti illegittimi da parte di determinati soggetti, tipicamente aziende, ma possono essere anche pubbliche amministrazioni, che hanno causato dei danni a migliaia di cittadini. Magari molte volte danni piccoli, perché questa dell'auto sicuramente è un danno rilevante, ma quante volte vi sarà capitato di vedere un estratto conto della banca con magari delle commissioni di cui non capite il costo, ma magari sono 2 euro di costo e voi dite, beh, io per 2 euro non sto neanche a perdere il tempo di chiamare eventualmente l'avvocato o chissà chi. Mi accollo questi 2 euro in più e pace e bene, ma naturalmente la banca ha decine di migliaia di clienti, quindi 2 euro per decine di migliaia fa una certa somma, oppure sulle bollette elettriche, oppure sulle assicurazioni, oppure su tante altre cose in cui magari il danno è di lieve entità, però appunto è moltiplicato centinaia, migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone a seconda della tipologia, bollette telefoniche, eccetera, eccetera. Vi faccio qualche altro esempio dell'auto, ve l'ho detto, sia FCA che Volkswagen sono sotto processo, adesso bisognerà capire come andrà, ma le case automobilistiche hanno fatto anche un'altra cosa per cui è partita una class action per difendersi, cioè quella del cartello sulle vendite a rate. Cioè, quando acquistate l'automobile, anziché pagarla, tutta subito, la pagate a rate. Finanziamento. Esatto, con i finanziamenti a rate. È stato fatto un cartello con cui alcune grosse società legate alle società automobilistiche, si sono messe d'accordo per fare dei tassi su questi finanziamenti più elevati rispetto, quindi più cari rispetto a quelli che magari sarebbero determinati con il libero mercato, quindi con una vera concorrenza. Poi un altro esempio ancora è l'amministrazione pubblica, in questo caso Trenord, che nel 2012 aveva compiuto dei disservizi su delle linee usate da dei pendolari, in questo caso la class action è stata pure vinta, è stata pure vinta e quindi l'azienda di trasporti è stata condannata a pagare un risarcimento di 300.000 euro a fronte di danni subiti dai pendolari appunto a dicembre del 2012. C'è un'altra causa in corso contro un comune della provincia di Firenze perché ha fatto pagare l'IVA sulla Tari, su una tassa su cui appunto non andrebbe applicata l'IVA, invece hanno applicato l'IVA. Ma c'è anche una class action per esempio nei confronti di Samsung che su parecchi modelli di smartphone, di cellulari, dichiarava
un tot di memoria, sapete i famosi gigabyte di memoria 8, 16, 32, 64, e invece la memoria effettivamente a disposizione dell'utente finale in quel determinato telefono era minore, quindi anche in questa un'altra truffa contro cui si è agito contro Samsung. Poi le banche, dicevo, estratti conto, commissioni che vengono messe arbitrariamente. Ecco, qui c'è già stato un caso positivo perché Intesa San Paolo è stata condannata per delle commissioni che aveva posto a carico dei vari correntisti tra il 2009 e il 2012, aveva applicato delle commissioni, quindi dei costi sui conti correnti dei correntisti, e è stata posta in essere una class action e quindi queste cifre devono essere restituite. Un ultimo esempio è, diciamo, mediatico, o meglio ancora è social, perché è la class action contro Facebook. Io di questa ne ho già parlato altre volte. C'è una class action in corso contro Facebook, perché vi ricorderete che un paio di anni fa, un anno fa, adesso Sì, il vero. tempo vola, si scoprì che una società di consulenza che lavorava con Facebook si era impossessata di un'enorme quantità di dati personali di chi ha l'account di Facebook, dati che poi Per fare servono perché profilazione. vengono profilati, veniamo tutti profilati, ci arriva la pubblicità su misura. Tra l'altro, vi avevo spiegato che già 3 anni fa un nostro profilo social ha dei dati che vengono valorizzati in 18.000 dollari, cioè i dati che ognuno di noi inconsapevolmente, più o meno inconsapevolmente, inserisce come gusti, abitudini, orari, articoli preferiti, tutte le varie preferenze, vengono già adesso quantificati, già 3 anni fa venivano quantificati 18.000 dollari. E per aver appunto permesso questo furto di dati da parte di un'azienda che dovevano invece vigilare, c'è una class action contro Facebook. Allora, perché ho voluto farvi questi esempi pratici? Per farvi capire che stiamo parlando di danni che afferiscono a decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone, che possono essere canalizzati su un'unica causa, e a questo punto è importantissimo che il fare quella causa sia semplice ed efficace, semplice, poco costoso ed efficace. E poiché la class action che oggi già esiste in Italia, che era nata con un provvedimento del 2005, se non Sì, il ricordo codice del male, consumo sarà. era nata, diciamo, in epoca Berlusconi con un decreto legislativo del 2005. Ecco, l'attuale class action è lenta, costosa, farraginosa, ha una serie di difetti che noi pensiamo di aver corretto, e quindi di fare in maniera che da domani, passati i giorni di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà più efficace, sarà più facile, sarà meno costoso, il meccanismo sarà più oliato, sarà più efficiente per difendersi contro queste tipologie di illegittimità, di cui ho fatto solo alcuni esempi. Ma soprattutto è interessante che con il disegno di legge che stiamo approvando al Senato facciamo uscire l'azione di classe dal codice del consumo e quindi l'applicabilità solo ai rapporti tra utente e azienda che fornisce quel servizio e la facciamo entrare nel codice di procedura civile, quindi rendendola applicabile a una casistica molto più ampia e quindi permettendo di tutelare delle situazioni giuridiche molto più ampie e più estese della vecchia connotazione del codice del Ecco, consumo. in particolare, siccome l'Italia è fatta dal 90% di PMI, sappiate che quello che fino ad oggi era vietato, da domani sarà concesso. E cioè il fatto che le PMI, ma non solo le PMI, un po' tutti, comunque normalmente i danneggiati sono le piccole imprese, potranno fare delle class action contro magari una grande impresa che si è comportata in maniera illegittima, causando danno, che ne so, a tutti i terzisti, a tutta una filiera di imprese. Fino ad oggi solo il consumatore finale, il cittadino, la persona privata, poteva azionare una class action. Da
Da domani lo potranno fare anche le imprese e per il tessuto imprenditoriale italiano, che è fatto soprattutto da piccole imprese che, ahimè, possono subire quello che è l'abuso di posizione dominante da parte delle grandi imprese, delle multinazionali, da domani anche le imprese Potranno potranno. avere una tutela giuridica più semplice e più economica. Esattamente. L'altra cosa interessante è che portandola nel codice di procedura civile introduciamo un'ulteriore novità. Mentre prima la vecchia azione veniva attivata davanti al tribunale ordinario, adesso la spostiamo nelle sezioni specializzate delle imprese, quindi dove i giudici sono più abituati a trattare problematiche anche relative ai rapporti tra utenti e imprese. Questo dovrebbe garantire una maggiore tutela degli interessi giuridici, sia per quanto riguarda l'impresa che viene chiamata in causa, ma anche la tutela ovviamente di chi promuove l'azione. E fra l'altro, per il danneggiato, con la riforma, con la nuova class action che noi votiamo domani, ci sarà più tempo. Ci sarà più tempo per venire a conoscenza che c'è questa class action e per aderirvi. Perché oggi come oggi, diciamo, il cancello si chiude abbastanza relativamente velocemente, mentre da domani lasciamo il cancello aperto C'è la decisamente. possibilità di aderire anche dopo la sentenza che ha riconosciuto effettivamente la fondatezza dell'azione nei confronti della società, dell'impresa che è stata chiamata in causa, e quindi c'è la possibilità di un'adesione successiva che invece prima ovviamente era purtroppo preclusa. Quindi diciamo Più tempo. che diamo una maggiore tutela a quelle che normalmente sono le parti più deboli del mercato. In più, siccome veniamo accusati di avercela a morte con le imprese, invece abbiamo introdotto quella che è la possibilità di fare delle transazioni, cioè anziché arrivare effettivamente proprio davanti al giudice, per dirla in maniera così brutale, si può mettersi d'accordo in Sì, maniera. sono due le novità in questo senso. C'è la possibilità che il giudice indichi già alle parti un possibile accordo transattivo vero e proprio prima della sentenza. Dopo la sentenza, il rappresentante comune, che è colui che rappresenta gli aderenti, quindi le singole persone che entrano nell'azione, I sì, danneggiati. può comunque proporre o contrattare un accordo transattorio sempre con l'impresa, che viene valutato sia dal giudice che anche dai singoli aderenti per vedere se effettivamente corrisponde comunque ai loro interessi. Quindi c'è una possibilità di restringere ulteriormente i costi e le tempistiche del procedimento. Beh, riguardo comunque alla diminuzione dei costi, gli aderenti non hanno più l'obbligo di una tutela dell'avvocato, che nell'immaginario comune è colui che comunque comporta un Il costo in costo. più nella causa, e quindi c'è il rappresentante comune che si ha l'avvocato e rappresenta tutti gli aderenti. Ecco, diciamo che naturalmente queste cause collettive verranno, diciamo, fisicamente portate avanti da associazioni di consumatori, da soggetti che dovranno iscriversi in un apposito registro, dimostrando appunto che tra i loro scopi vi è quello della tutela dei consumatori e quindi chiaramente no, non è che il singolo danneggiato deve essere un super avvocato esperto, ci saranno dei soggetti che faranno da intermediari e che si Sì, assumeranno. beh, ovviamente sì, così come ci potrà essere magari il grande studio che è specializzato già nell'aiutare le associazioni di consumo, che potrà farsi anche lui promotore iniziale della procedura, a cui poi dopo i singoli consumatori possono aderire tranquillamente o prima della sentenza o, come abbiamo detto prima, successivamente alla sentenza. Avrete capito che la Riccardi è un avvocato, perché si capisce immediatamente che il linguaggio giuridicamente è molto severo. Siccome questa normativa l'abbiamo pensata, osservando quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea, che sta normando un pacchetto di direttive
proprio su queste materie, lo hanno chiamato New Deal per i consumatori, quindi con l'obiettivo proprio di rafforzare la tutela dei consumatori. Allora, tra le varie cose che abbiamo preso da questo processo che è ancora in corso a Sì, Bruxelles, ancora in ancora in corso e corso, sarà forse ancora un po' lungo perché ci sono a breve le le elezioni. elezioni europee, poi il nuovo Parlamento si deve assestare, quindi abbiamo un po', tra virgolette, bruciato le tappe, però già tenendo conto di quelle che Tenendo erano le conto. indicazioni emerse a livello europeo, quindi poi gli eventuali aggiustamenti probabilmente saranno minimi una volta che effettivamente verrà promulgata la direttiva. Ecco, Alessandro, una cosa che mi spiegavi prima, perché l'esperta è assolutamente la Commissione Giustizia, vi ricorderete, questo è un provvedimento che nacque da Bonafede, dall'adesso ministro Bonafede e Scorsa allora legislatura. scorsa legislatura deputato Bonafede, provvedimento che passò all'unanimità nella scorsa legislatura. Quindi quando adesso ci attaccano L'attaccano. per dire che ha ancora alcuni difetti, la risposta che mi verrebbe spontanea sarebbe sì, ma se ha questi difetti perché non l'avete sistemati voi nella scorsa legislatura, che era già passata all'unanimità alla Camera, quindi bastava un ultimo passaggio al Senato, sistemare questi difetti che adesso ci contestate e potevate, diciamo così, portare a voi a casa questo risultato. Adesso lo portiamo noi e tra le cose migliorative che pensiamo siano migliorative, prese appunto dall'Unione Europea, c'è una maggiore forza nell'andare a prendere, diciamo così, banalmente i soldi dall'azienda che si è comportata male con un discorso di decreti ingiuntivi, sentenza che ha titolo Sì, esecutivo. adesso non mi lancio considerata anche l'orario nello specifico, però effettivamente c'è una novità anche da questo punto di vista. Soprattutto c'è la novità che la somma che viene liquidata con la sentenza viene depositata in un apposito conto corrente, quindi rimane lì di fatto bloccata in attesa che il rappresentante comune faccia il piano di riparto sulla base di quelle che sono le esigenze depositate dal consumatore. Aspetta un attimo, vediamo.